Sfrutteremo il PNRR, siamo già pronti con quattro progetti per la procedura che ha avviato il Ministero della Coesione del Sud. Ho sentito proprio ieri il Ministro Carfagna su questo che sollecitava la definizione di questi progetti. Ci presenteremo con due iniziative, una per Verbuncaudo e una per un'azienda confiscata a Salemi, anche lì Regno dei Salvo e quindi esempio emblematico di un riscatto della Sicilia dalla mafia. E poi con due beni confiscati che sono in questo momento gestiti dalla Regione e sono stati trasferiti al suo patrimonio, che sono la sede dell'assessorato ai beni culturali e la sede dell'assessorato alle attività produttive. Concorriamo per risorse significative che dimostrano come su questo versante la Sicilia deve sfruttare al meglio questi beni, queste aziende, perché ritornano ad essere patrimonio produttivo dei siciliani e soprattutto una prospettiva di lavoro per tanti giovani che vogliono dedicarsi al lavoro nella propria terra e non vogliono adesso scappare.